Allora, tanti anni di ricerca forse non sono stati inutili. Posso ancora salvare mio figlio. Toyate! Sì. Dopo tanti e tanti anni di ricerca, finalmente ho sviluppato un... Sì, vabbè, professore, quante sillabe? Quattro, bene, la prima, dolore, agonia, caldo, asma, che è? Che è? Ok, bene, poi, no, non era. Gliel'abbiamo detto, professore. Bene, sì, poi? Salvatore? No. Come ti chiami? Yukanna! No, che? Chi? Parla inglese, professore! Mi? Ti! Oh, ti, no, ti! Poi? Cura. Assumere lontano dai pasti, non esporre alla luce diretta del sole, non somministrare in caso di gravidanza o arrastamento. No, non ti preoccupare, l'ho messo nel flacone della tintura per le emorroidi. Dove io conducevo i miei esperimenti. Bene, bene, ora grazie. Sayonara. Aspetta. Vengo con te. No, non è necessario. Sì, hai bisogno di aiuto. Io me la posso cavare da solo per un po'. Certo, professore. E chi l'ammazza lei? Arrivederci, Ti bene. Andate. Salvatore. Sì. Se vai sul Gran Sasso, portati una sciarpa che fa un freddo. Certo, professore, certo. Arrivederci. Salvatore. Sì. Se ti ricordi, porta un paio di forme di pecorino. Certo, professore, certo. Con i denti che si ritrova. Salvatore. Sì, professore. Se ti ricordi, anche una trentina di arrosticini. Ma che scherza, professore. Arrivederci. Vai. Bene, Salvatore! Sì, eppure un paio di bozze di non da pulsano, e che palle! Digni della potenza devastante, molto più letali delle antiche testate nucleari. Quando un anonimo scienziato sintetizzò il virus per trasformare comuni esseri umani in bombe, vendendolo simultaneamente a tutte e 223 le superpotenze contemporaneamente, il Giappone,
da sempre rispettosissimo del diritto alla vita di tutti i mammiferi e dei cetacei non commestibili, intraprese la costruzione di cyborg, organismi artificiali con parti biologiche che potevano essere utilizzati come veicolo del virus. Non sorprenda questa tecnologia avanzatissima al servizio del male. Non dimentichiamo che il Giappone è responsabile della creazione di alcune tra le torture tecnologiche più terribili della storia, tra le quali ricordiamo sicuramente il Tamagotchi, il karaoke e, ultimo ma non meno importante, Hello Kitty. Hello Kitty, il cui uso, stando a quanto stabilito dalla Convenzione di Riga, è attualmente punibile, lo ricordiamo a beneficio dei più piccoli, con la morte per squartamento.